Ci troviamo a San Gaetano, oggi una piccola piazzetta, ma anticamente la grande Agora di Neapolis. Siamo tra i Tribunali e San Gregorio. Alle mie spalle abbiamo la chiesa di San Paolo e qui quella di Lorenzo Maggiore. Siamo proprio al di sopra di Napoli Sotterranea. Alle mie spalle abbiamo il Decumano Maggiore, attuale via dei Tribunali. Al posto della chiesa di San Paolo sorgeva invece l'antico Tempio dei Dioscuri. Qui, a San Gaetano, ancora in epoca romana, si univano le fratrie, gruppi familiari aristocratici che poi trasformeranno nei sedili di Napoli. Abbiamo i sedili di Capuana, di Montagna, di Forcella, di Nilo, di Porto, con il simbolo di quella pesce, e di Portanova. Piazza San Gaetano in origine si chiamava Piazza Mercato. Qui si praticava infatti il mercato cittadino, che fu poi spostato dagli Angioini nell'attuale Piazza Mercato. Che cosa c'entra dunque San Gaetano? Il santo venne invocato dai napoletani durante la festa del 600 e i napoletani, per ringraziarlo del suo intervento secondo la tradizione, gli dedicarono questa statua e l'intera piazza. Siamo dunque in una piazza che racconta più di 2 millenni e mezzo di storia.